Alexia e quell'altra, quando la ex pareggia due anime e fa vincere il cuore. Alexia o quell'altra, soddisfatte del disco? Soddisfatta di questo lavoro, lo sognavo da anni. Il mio gap artistico non è solo legato a essere diventata mamma, io dovevo prendere le distanze da questo mondo e da me stessa, dall'artista che ha dato priorità alla professione. Bisogna riconoscere che lei ha iniziato molto presto. Ci ho investito tutte le energie dall'adolescenza ai 25 anni, vengo da una città di provincia, ragazzina di 1,50 m, tutti a chiedermi dove vai, che pensi di fare. Pensate se avessi fallito e. Invece le è andata più che bene. Quando il successo è arrivato nel 1997 con Ulalala mi sono trovata al vertice delle classifiche contemporaneamente in 9 paesi. Dovevo proteggere il mio lavoro e invece proteggevo me stessa dagli altri. Poi ha scelto di fermarsi per un po'. Nel 2003 ho scelto un periodo di pausa, dopo avere vinto Sanremo con Per dire di no, scoppiai in un pianto irrefrenabile. Avevo raggiunto un obiettivo, il pianto era uno sfogo. In tutto questo c'era anche l'elaborare la morte di mio padre, proprio uscì proprio il primo singolo. Lui non vide i nostri desideri realizzarsi, la macchina nuova e una casa. Sarebbe stato da insistere. Forse. Ma rimango incinta della mia prima figlia e ho la giustificazione per fermarmi. Passato il primo momento di trambusto ho pagato un conto altissimo, ero una donna con una vita felice ma il telefono non squillava più, avevo ucciso una parte di me in modo brutale. Poi che è accaduto? Nel 2009 incontro Mario Lavezzi e mi fa capire che si può ripartire. Stavo bene ma c'era ancora fragilità e con la seconda figlia ho preferito il casino in casa e le emozioni sane al tornare a cantare. Ma è stata la mia forza perché ora sono ripartita proprio dalla famiglia. Mettersi ancora in discussione. Visti i tempi personali dell'album perché non si è esposta di più come autrice? Inizialmente non avevo tempo di mettermi a scrivere. Poi sono venuti dei testi ma quando entri nel vortice della produzione, col progetto che diventa consistente hai altri impegni mentali. Però ci ho messo le mani per alcune modifiche. Quando il progetto prende forma esce anche quello che vuoi dire. Quando si volta indietro cosa vede? Ricordo le sensazioni elettrizzanti del mio successo ingombrante, ero tutt'uno col palco e quando scendi ti senti inadatto, fuori posto. Non ero in grado di percepire giudizi, come proseguire la carriera? Che direzioni prendere? Tanti mi consigliavano ma io non sentivo quelle parole. Il successo non è stato facile, prima di piazzare qualcosa in classifica ho fatto la vocalist guadagnando 2 lire, poi ho raggiunto uno status con una certa considerazione. Ho fatto grande gavetta poi ho infilato tante cose insieme. Nelle mie notti insonni ho pensato come tutto potesse essere facile poi però tutto è diventato difficilissimo. Violenze psicologiche ne ho subito, ti segnano, è violenza anche quella, è una catena da spezzare. Ora io e quell'altra siamo la stessa persona. Ho capito che potevo tornare a cantare ma senza rinunciare al resto, c'è una convivenza di elementi che mi dà equilibrio. Non ho cambiato nome perché mi sono riconciliata con me stessa. Il colore dei capelli è emblematico di come mi sia riconciliata anche con la ex e col mio primo produttore col quale ci eravamo lasciati in modo brusco. Ha voluto di nuovo il contatto col pubblico.
Ho fatto un tour estivo preparatorio presentando canzoni nuove senza svelare troppo. Sul palco costruivo una storia e ciò mi ha reso più umana agli occhi del pubblico. Lei è un'icona gay, perché? Credo di esserlo dai tempi della musica dance ma non ho una risposta definitiva. Quando fai dance loro si divertono, basti pensare a come amano Gloria Gaynor, Donna Summer, Lady Gaga, Mariah Carey, Madonna e Britney Spears. Questo suo nuovo insidio può passare per il prossimo festival? Sono sempre pronta per un palco come Sanremo, per chi fa questo lavoro è un obiettivo importante salire su quel palco. Stiamo cercando la canzone, deve rappresentarmi e avere qualità, se la troviamo ci proveremo.